Buongiorno da Mattino 6, oggi 6 ottobre si ricorda San Bruno. Ora vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle edizioni del centro con l'edizione di Pescara. Nell'edizione di Pescara l'apertura, la giunta, l'urbanistica civitarese, entrano anche Allegrino e Scotolati e Teodoro tradito dal sindaco. E poi nelle cronache l'area di Risulta, cambiano nome e segnaletica, negozianti accontentati. Via Conte di Ruvo, giovane africano insegue e blocca due ladri in città. Di taglio basso, ponti sul Saline entro il 2017, viabilità e impegno della provincia sui lavori di ultimazione. Pescara Calcio, Sebastiani, riprenderei la Padula. Di taglio alto, privacy violata dagli 007 USA, spiate tutte le mail di Yahoo, meglio chiudere l'account. E poi malato terminale a Roma, lasciato morire al pronto soccorso, scatta l'indagine. Vediamo l'edizione di Chieti che titola crolla il soffitto, chiusa ala dell'Ateneo, Chieti transenne alla facoltà di farmacia, studenti a casa fino a lunedì. A centropagina Lanciano, il monumento al partigiano trucidato dai tedeschi, il sacrificio di Trentino La Barba scolpito nella pietra della Maiella. Nelle cronache i furbetti del cartellino, dipendente assolto, è malato di videopoker. Da Ortona ad Arquata libri e quaderni per gli alunni del terremoto. Di taglio basso, fratelli morti, tre indagati, provincia sotto accusa per l'incidente di Valentina Pierpaolo. E poi su Vasto, furti a raffica, ladri in quattro case e all'agenzia torna la paura. Andiamo sull'edizione di Teramo, lavori fermi, l'urlo dei negozianti, manifestazione di protesta davanti al cantiere sul corso, ci rovina. E poi nelle cronache, presidente trasferito, Spinosa lascia il tribunale dopo 8 anni. Verso l'archiviazione, tunisino ucciso, i carabinieri si sono difesi. Di taglio basso, abuso ex Monti, chiesti 11 anni, il PM tutti colpevoli, costruttore, tecnici e dirigenti comunali. Il caso Orsini 63 parla Liberati, truffato dal venditore. L'edizione di L'Aquila, pestato, rapinato e gettato nel fosso, tagliacozzo, grave 43enne, indagati due fratelli di Poggio Filippo. A centropagina incidente a Scurcola Marzicana, attraversa sulle strisce e viene falciata, grave una dottoressa. E poi auto travolge quattro ciclisti, Sulmona improvvisa inversione di marcia, provoca l'incidente. Nelle cronache, Palazzo Margherita, il genio civile, partono i lavori per il comune. E poi gli scavi Onna, nuovi ritrovamenti alla necropoli. Evasione fiscale, traffico illegale di tartufi, affare da 2 milioni e mezzo di euro, sulle cronache di Avezzano. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Legato in classe dai bulli, L'Aquila, studente nelle grinfie di una baby gang per quasi un anno. Hanno simulato perfino di buttarlo dalla finestra e sono stati indagati 3 minori. Giovane preso a mazzate e abbandonato nel fosso, nelle cronache di Avezzano. Pescara, prolungamento dell'asse, alto là del Vescovo. A centropagina Pescara, Alessandrini, ho sentito anche Chiesa e CGL, la nuova giunta tra sacro e profano. E poi il dramma, lo sbarco di Salerno, l'Abruzzo darà ospitalità a 100 migranti. La stazione sciistica in offerta 1 euro, scanno, nessuno vuole gestire gli impianti, il bando del comune per salvare la gestione. Di taglio alto è la sera di Ema, ultimi posti al palazzetto Giovanni Paolo II. Turismo, inverno da godere tra montagne, gastronomia, sport e folklore. Il calcio, il Pescara rivuole la Padula, Chieti, blitz ultras dal sindaco. Ora vediamo invece i titoli di apertura del quotidiano. La città. In apertura i commercianti protestano sul corso Teramo, serrata dei negozi, incatenamenti e presidio permanente contro le lungaggini dei lavori. E poi Chiarini mette lo scotch alla cultura, Teramo l'ha trovata per promuovere gli stati generali. Di spalla referendum, la ministra Boschi a Mosciano per il sì. Il presidente dell'INPS, lavoro futuro, Tito Boeri, domani in Ateneo. L'incidente mortale, pescatori uccisi, sfilano i testimoni. Di taglio alto, Orsini parla l'immobiliarista Liberati, di Gennaro in colpa me per salvarsi dal fallimento. Roseto, l'ex Monti, il PM, chiede 6 condanne. E poi Teramo, bulli rubano una PlayStation in sala giochi. Ora invece vediamo i titoli di apertura dei quotidiani nazionali.
A partire dal Corriere della Sera, in apertura il referendum, ricorsi al TAR sul quesito, il Colle dice la Cassazione ha già risposto. A centropagina, dopo Brexit cambierò la Gran Bretagna, la linea della Premier May, più equi all'interno, meno aperti verso gli stranieri. E poi la Repubblica, ricorso al TAR, quesito truffa e Renzi risponde è la legge, esposto del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana, il Colle dice ha deciso la Cassazione. E poi Benigni, un no al referendum peggio di Brexit. L'Africa ormai si trova in Italia, ecco i nuovi medici missionari. E di spalle il dossier Afghanistan, 15 anni dopo il bilancio di una guerra senza fine. Il Fatto Quotidiano titola quesito truffa, ricorso al TAR, inganna la gente, giuristi 5 Stelle e Sinistra Italiana dal giudice amministrativo. E poi l'invasione, Renzi studia il blitz pro sì dalla D'Urso. Il governo confessa, altro che ponte, contro i disastri, i 9 miliardi diventano 74 milioni in un rapporto, i veri numeri dietro le promesse. Il Messaggero, crescita il piano in tre mosse, il PIL all'1% nel 2017 con la spinta di investimenti, produttività e alcuni tagli selettivi. Padoan all'evento del Messaggero dice obiettivo realizzabile le misure in Parlamento. E poi tolgono posti ai locali, poi la retromarcia, schedate gli stranieri, l'effetto Brexit, il ministro alle aziende, fate elenchi di lavoratori non britannici. A Roma, scandalo, pronto soccorso, muore di cancro dopo 56 ore, il figlio senza privacy né dignità. Gli ispettori al San Camillo. La sfida sulle riforme, il referendum, il ricorso al TAR sul quesito, il Colle dice è approvato dalla Cassazione. Il Tempo, in apertura Zingaretti indagato per Buzzi, chiesta però l'archiviazione, l'inchiesta mafia capitale. Il governatore del Lazio esulta, ringrazio la procura per la serietà con cui ha svolto le indagini. A centropagina e l'ufficiale giudiziario bussa a casa N e nessuno ha pagato per il simbolo, Almirante non solo, se torna di moda il movimento sociale. Di spalla un manuale per accoltellare in strada l'ultima follia dell'ISIS. Il Giornale in apertura follia raggi, Roma in bancarotta regala 12 milioni ai Rom e la Gran Bretagna è pronta a cacciare i lavoratori stranieri. E poi a chi va il tesoro di Mister S. Lunga, azienda a moglie e figlia, salì a segretaria e nipoti, per il lavoro. Il Mattino titola Napoli come Silicon Valley, via l'Academy EOS di Apple, 1000 allievi in 3 anni, ma viva conferma la chiusura. E poi la denuncia al convegno del Messaggero, Prodi dice la speculazione vuole azzoppare l'Italia. A centropagina, migranti a Salerno e caccia agli scafisti. La Stampa, referendum, ora la battaglia in tribunale, 5 Stelle e Sinistra Italiana ricorrono al TAR, è un quesito truffa, il Quirinale dice così, ha deciso la Cassazione e poi la bufera su Benigni che dice il no è peggio della Brexit. Tre fronti dell'emergenza immigrazione, Gran Bretagna, Londra sfida a schedare i lavoratori stranieri, in Italia quei bimbi nati in mare sui barconi della morte e poi gli Stati Uniti muri contro amnistia, i migranti agitano il voto. L'Unità titola Londra picco, via gli stranieri. La Brexit fa crollare la sterlina innescando una grave crisi economica in Gran Bretagna. I conservatori rispondono con liste di proscrizioni per i lavori e gli studenti non inglesi. E poi Mattarella smonta il ricorso al TAR del fronte del no. Libero titola è il momento dei padroni, senza leader forti i partiti languono. Forza Italia ferma in attesa della risurrezione di Silvio Grillo, costretto ad azzerare il direttorio per evitare lo sfascio del Movimento 5 Stelle, il PD che stenta da quando Renzi ha perso il tocco magico e la Lega da sempre appesa al capo. E poi l'eredità esse lunga, Caprotti lascia l'impero alle sue donne. La Verità del 2013, Santoro torna e si scusa per Berlusconi. E poi i fattacci della vita, se i bimbi stanno male hanno voglia di morire. Ancora l'omicidio di Loris si riduce a lite per soldi e ancora fa uccidere il marito per non affidargli i figli.
Il manifesto non ci resta che piangere, la barca non va, il ministro Padoan è richiamato in Senato dove solo i voti di Verdini salvano la maggioranza. La crisi si fa perdere colpi alla battaglia referendaria e Benigni arriva in aiuto. Andiamo a vedere ora le pagine del Centro nell'edizione di Pescara. Anzi, prima di questo apriamo le pagine del Messaggero. In apertura l'Abruzzo Open Day, in una settimana il meglio dell'inverno, dagli assaggi di zafferana allo sci, dal rafting alla transumanza, oltre 200 eventi promozionali dal 26 ottobre al 2 novembre. Si parla di turismo, l'obiettivo è far scoprire le eccellenze del territorio con offerte speciali. E si è svolta ieri a Roma, nella cornice di Villa Borghese, la presentazione di Abruzzo Open Day, questa un'iniziativa della Regione Abruzzo che punta al turismo, all'incoming, soprattutto per tutti coloro che ancora non conoscono l'Abruzzo, con tantissime iniziative che si svolgeranno proprio a fine ottobre. Vediamo. 200 eventi sparsi sul territorio abruzzese, avventure, esperienze e intrattenimento, tutto in 7 giorni dal 26 di ottobre al 2 di novembre. E l'Abruzzo Open Day Winter, l'evento organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le DMC, che punta a far conoscere, toccando con mano, tutto quello che l'Abruzzo può offrire. Abruzzo Open Day è una vetrina, la vetrina dell'Abruzzo per tutte le sue eccellenze, le sue emergenze, le sue particolarità, le sue unicità, che praticamente si offre alla degustazione e alla fruizione di quelli che forse non sanno che Abruzzo può essere una destinazione. Forse gli abruzzesi sono stati bravi a raccontarsi tra loro, però poco bravi a farlo con gli altri. Adesso con l'Open Day si cerca appunto di incrementare anche l'incoming. In questo posto speciale noi però abbiamo avuto, non è diventato, diciamo, una grande meta turistica per due motivi fondamentali. Il primo è che non abbiamo fatto nessuna promozione. La promozione turistica oggi si fa con strumenti un po' più moderni, evoluti, non si fa più partecipando a un po' di fiere. Oggi qui stiamo inaugurando un approccio completamente diverso. L'altro è avere il prodotto, perché il prodotto, per promuovere qualcosa ci vuole il prodotto e non basta essere una regione bellissima. L'Open Day lancia la stagione turistica invernale, ma soprattutto testa la nuova rete turistica regionale, lasciando in dote una piattaforma informatica unica per la prenotazione delle strutture alberghiere. La possibilità di avere a disponibilità di una piattaforma di booking, che è molto importante perché consente anche una crescita, un'alfabetizzazione digitale di tutto il sistema ricettivo abruzzese, importante. Abbiamo anche previsto una guest intelligence, un sistema di monitoraggio del sentiment dei turisti che verranno, e la possibilità di quindi avere un riscontro in tempo reale di quelli che sono i commenti, i giudizi sia sull'evento, sulle strutture, sui territori, sulle destinazioni. Per aderire all'Open Day Winter basta registrarsi sul sito www.opendayabruzzo.it, scaricare il voucher e selezionare le esperienze suddivise per categorie. Per i ragazzi fino a 12 anni per notte ed eventi sono gratis, mentre per gli adulti ci sono tariffe ed offerte vantaggiose, come una notte gratis su 3 oppure due notti gratis su 6, con prezzi per doppie in bed and breakfast tra i 60 e i 100 euro a seconda della categoria di hotel. Sicuramente il turismo sta cambiando molto, c'è moltissimo turismo asiatico, moltissimo turismo cinese, e probabilmente bisogna più rivolgersi a questo tipo di turismo, cioè a un turismo che però sarà lui in qualche modo che bisognerebbe studiare un po' di più e capire che cosa in un posto come l'Abruzzo va a cercare. Torniamo sulle pagine del Centro, si parla del documento di economia e finanza, le scelte dell'economia. Padoan martedì torna alla Camera, una corsa a ostacoli dopo lo stop dell'autority indipendente sui conti e il rischio Unione Europea. I verdiani salvano il governo al Senato. E poi i dati dell'FMI, il debito globale di 152 mila miliardi di dollari. In Italia l'80% dei giovani vive con i genitori, il 27% tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. In coda ai paesi dell'Ocse, peggio di noi, la Turchia. Il referendum
Il referendum verso il voto, il ricorso del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana contro il quesito. Il Colle risponde: è regolare. Si rivolgono al TAR, una truffa, e la Boschi risponde: tutto chiaro, denunciato il Premier per il ponte. Boom di Salini in borsa. E poi le polemiche contro il comico, si parla di Roberto Benigni che ha dichiarato: se passa il no è peggio della Brexit. Di taglio basso, Raggi presenta il nuovo assetto di giunta. Oggi l'Assemblea Capitolina affronta anche il difficile stato dei conti, chiesti interventi dal governo. E poi per le frontiere c'è l'emergenza migranti, 11.000 soccorsi in 2 giorni. A bordo di carrette e gommoni anche 28 cadaveri, 3 bimbi nati in navigazione. Al via l'agenzia UE dei guardacoste. Andiamo avanti, scandalo Yahoo. Milioni di account nelle mani degli 007, la posta degli utenti messa a disposizione di FBI e NSA, le spie a caccia di specifiche frasi, no dei concorrenti. 2 poliziotti accoltellati in strada, preso militare belga e atto di terrorismo, Air France e rischio radicalizzazione sulle cronache di Bruxelles. Di taglio basso, Libia, Sirte, il califfato è sotto assedio, milizie pronte all'assalto finale, Gentiloni dice coinvolgere Haftar. Malato terminale, lasciato morire al pronto soccorso, Roma, il ministro Lorenzin invia gli ispettori al San Camillo, il figlio ha dichiarato un paravento per tutelare gli ultimi istanti di vita. E poi 'Ndrangheta evase da Locri, catturato pelle, il boss latitante dal 2011 era nascosto in una intercapedine. A Reggio Emilia, multa su bus, l'azienda si scusa, sanzione annullata per Michel, ragazzo down, e il sindaco lo incontra. La pagina dell'Abruzzo, è stato presentato l'Open Day Winter, una vacanza in Abruzzo con sconti e notti gratis dal 26 ottobre al 2 novembre, 200 eventi e promozioni per tutti i gusti e le età. 4 i temi proposti, avventure, esperienze, intrattenimento e ragazzi. E poi avanti anche senza le sorgenti, Santa Croce ai clienti dice prenderemo l'acqua altrove e resta la mobilità per 75 addetti. Martedì lo stop del Consiglio regionale autostrada, oggi il governo risponde sul progetto Toto. Oggi il governo risponde in Commissione Ambiente alla Camera all'interrogazione presentata dal Presidente della Commissione, Ermete Reallacci, sulla valutazione dell'esecutivo sul progetto autostradale di Toto per la cosiddetta strada dei parchi. Lo annuncia lo stesso Reallacci che aggiunge, adducendo motivi di sicurezza e ambientali, la Toto Holding S.p.A. vorrebbe infatti realizzare la rettifica di 2 tratti di A24 e A25 per complessivi 30 chilometri. 55 gallerie e un investimento di quasi 2,5 miliardi di euro, chiedendo per questo un allungamento della concessione di 45 anni. Le pensioni, nuova quattordicesima, quant'è e a chi tocca? Dal 2017 nuovi assegni fino a 504 euro. Secondo l'anzianità contributiva, per chi ne gode già ci sarà un incremento stimato tra 60 e 100 euro. L'ampliamento della platea del titolare è frutto dell'accordo tra governo e sindacati. Il requisito indispensabile è avere 64 anni. E poi l'anticipo della pensione a costo zero, continua il lavoro per definire la platea di chi avrà l'APE con benefici fiscali. Marittimi e insegnanti, sindacati chiedono di allargare l'elenco dei beneficiari. E poi l'indice di stress, ancora dubbi sull'individuazione dei lavori gravosi. Andiamo avanti, il controllo di Esselunga, moglie e figlia di Caprotti. Aperto il testamento, la maggioranza va alla consorte Giuliana e a Marina Marchetti, nuovo presidente della holding. Stop alle trattative di vendita. Pescara, la giunta, la nuova squadra, Alessandrini ha dichiarato i partiti ora ci facciano lavorare, il sindaco cambia 3 assessori e pensa a Diodati per bilancio e tributi. E poi Civitarese, uno dei nuovi nominati, ha dichiarato città ferma, subito l'area di risulta, il docente a capo dell'urbanistica, dobbiamo lavorare su trasporti e mobilità,
trovando gli strumenti per rendere saldo il legame tra la città e il suo hinterland. E di taglio basso poi ci sono anche le polemiche degli esclusi. Teodoro accusa il sindaco di tradimento. Il papà dell'assessore Veronica si sfoga su Facebook e annuncia un ruolo di verifica attenta. E parla anche la figlia che ha dichiarato: ho fatto del mio meglio in questi 2 anni, ho sempre cercato di fare del mio meglio per il bene della città, ho portato avanti iniziative importanti testimoniate da atti pubblici visionabili da tutti. Allora, ieri mattina, dopo una settimana, c'è stata la presentazione e l'ufficializzazione dei nuovi assessori per la giunta del sindaco Marco Alessandrini. 3 i nuovi ingressi, ovviamente 3 anche gli esclusi. E questa è stata la giornata che era molto attesa, dove c'erano anche davvero molte polemiche e soprattutto tensione fra i partiti. Noi c'eravamo, vediamo. Una settimana esatta per ufficializzare le nuove nomine. A Pescara il sindaco Marco Alessandrini ha sciolto tutte le riserve dinanzi a un numerosissimo pubblico composto da opposizione e stampa. A lasciare il proprio posto, come trapelato qualche giorno fa, Sandra Santavenere con delega all'edilizia, Veronica Teodoro con delega al sociale e Adelchi Sulpizio con delega ai tributi. E qui naturalmente c'è anche un pensiero di gratitudine nei confronti degli uscenti che hanno contribuito a questa prima fase. Noi siamo una comunità politica consapevoli che questo tipo di avvicendamento sono sempre momenti non agevoli, però abbiamo chiesto a loro e alle forze politiche naturalmente un sacrificio in nome di un interesse superiore che è quello di Pescara, perché dobbiamo in questa seconda fase, messa in sicurezza i conti, dobbiamo partire, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per lo sviluppo. A sostituirli saranno l'architetto Loredana Scotolati, l'avvocato Stefano Civitarese, ordinario di diritto tributario presso l'Università d'Annunzio, e Antonella Allegrino. Prima della presentazione il sindaco ha voluto spiegare motivazioni e difficoltà che hanno reso necessario il rimpasto di governo, consapevole dell'area di insoddisfazione creata nei confronti degli esclusi. Sono sostituzioni che vogliono andare nel senso di un efficientamento del funzionamento della macchina amministrativa. Non è questa la sede, non siamo a scuola, non diamo pagella. Io penso che tutti gli assessori abbiano speso tempo, passione, dedizione e interesse alla causa. Tra le novità annunciate da Marco Alessandrini anche la ridistribuzione di deleghe ad alcuni consiglieri, trasformati così in consiglieri delegati, a Riccardo Padovano la portualità e ad Adamo Scurti quella ai rapporti con federazioni sportive. Resta ancora da fare chiarezza sulla ridistribuzione di tutte le altre deleghe e anche dei nuovi ruoli che verranno distribuiti a coloro che sono rimasti in squadra. Questo è un passaggio sicuramente non agevole, perché io so che questo è il palazzo della politica, però so anche che io, oltre che a parlare con gli uomini della politica, devo parlare con la città di Pescara, e si è avvertita una necessità non solo del sindaco ma più ampia naturalmente di garantire una fase 2 di sviluppo con degli avvicendamenti che certo non sono semplici, che certo lasciano delle distanze che però vogliamo colmare, consapevoli che un progetto politico significa mettersi a disposizione e con l'idea che comunque c'è spazio per tutti in una comunità politica che voglia definirsi come tale. Ancora sulle pagine del centro a Pescara, l'area di risulta cambia il nome e la segnaletica, previsti anche bus navetta domenicali. Al vaglio 2 itinerari da 30 e 39 minuti e prima di Natale dovrebbe essere allestito anche il posto fisso dei vigili urbani. Il vice sindaco del Vecchio ha già dato mandato ai tecnici per individuare la mappa dei cartelli. E poi Paolo Cialdella soddisfatto a nome dei commercianti, una prima vittoria e si può ricominciare da qua. Angela Summa, presidente di Pescara Parcheggi, presenta l'incontro che si è tenuto domenica. Di taglio basso i bagni chimici luridi e inutilizzabili, le cabine del parcheggio piene di sporcizia e in stazione la toilette è a pagamento. Di spalla, idea dei negozianti, a novembre scatterà il weekend con gli sconti. Ci credono ancora i commercianti del centro a rilanciare l'idea di una città che può vivere dei suoi talenti e delle sue potenzialità e per questo, rispolverando l'orgoglio, viene istituito un weekend per cercare in qualche modo di stimolare e proporre lo shopping in centro.
E poi si torna a parlare dello sgombero dell'area di risulta, sempre a Pescara, senegalesi. Un'emergenza sociale, siamo senza soldi e lavoro. Ogni giorno bivaccano davanti alla stazione in attesa del nuovo mercato. E questa è la situazione che viene rappresentata, e qua ci sono le immagini di quello che è stato lo sgombero dell'area, e soprattutto dell'area che ormai non vede più la presenza di bancarelle. E poi la storia, extracomunitario blocca ladri pescaresi, un ventenne del Mali rincorre due uomini dopo il furto in profumeria, viene strattonato e finisce a terra ma non si arrende. Bakary Dansoko ha fatto solo il suo dovere, dice, lo rifarei, paura no, sono un uomo. E poi gli operatori di Eta Beta hanno detto è un giovane solare, collaborativo e rispettoso di tutti. Rappresentanti abruzzesi alla giornata del migrante, i ragazzi della Di Marzio ambasciatori a Lampedusa. Di taglio basso gli animalisti contro l'ufficio veterinario, le associazioni consegnano un dossier al direttore generale ASL Mancini per un'indagine interna. Romanzi in lingua, che bella scoperta, sempre più fitti i gruppi di lettura in inglese e tedesco alla biblioteca di Giampaolo, ci sono giovani e pensionati, queste le iniziative nella nostra città. E poi da domani al Museo Colonna una mostra racconta il compositore Bixio, autore di Mamma. La pagina di Montesilvano si apre parlando di un'opera di Marco, entro il 2017 i tre ponti sul fiume Saline. Il presidente annuncia l'ultimazione della prima delle infrastrutture strategiche per la viabilità tra Montesilvano e Città Sant'Angela nei primi mesi del nuovo anno. Un'opera da 16 milioni finanziata dal CIPE. E ieri c'è stato l'annuncio di quello che sarà ovviamente il termine di lavori che prevedono la costruzione di tre ponti proprio per rivoluzionare la viabilità in un'arteria fondamentale che collega diversi comuni. A farlo è stato il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e questo è il piano. Vediamo. Si parla di nuova viabilità per la provincia e si parla di un'arteria importante, tre ponti sul Saline, c'è stata la consegna dei lavori alla ditta. Quali saranno i tempi e soprattutto come cambierà la viabilità? Ma intanto parliamo di un'arteria fondamentale per la provincia di Pescara, ma in particolare per una realtà dell'Abruzzo che concentra il massimo delle presenze tra Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Silvi, in una realtà che abbraccia tutta l'area vestina. Un investimento che consiste in circa 16 milioni di euro provenienti dalla Giunta De Dominicis, amministrata come risorsa, quindi appaltata dalla Giunta Testa, e oggi da me portata avanti fino a compiersi il risultato, diciamo, più evidente per la collettività, cioè noi puntiamo a fine 2017 a inaugurare appunto anche il terzo ponte, quello che dalla Warner, per intenderci, va verso Città Sant'Angelo, quindi supera il Saline, verso l'ex, diciamo, area attrezzata per villaggio estivo, e in quella realtà, diciamo, dovrebbe a questo punto essere inaugurato questo ponte in acciaio, che è il più grande tra l'altro d'Abruzzo, sarà appunto anche attraversato dalle macchine oltre che dalle bici, e consentirà alla provincia di Pescara di ridare anche una funzionalità maggiore al sistema delle imprese che da tempo reclamano appunto gli intralci derivanti dal traffico pesante che più volte crea disagio anche e soprattutto la sera. Gli altri due ponti sono quelli che guardano più Città Sant'Angelo, e cioè quello che sfocerà dal lato dell'outlet di Città Sant'Angelo, e ancora l'altro che va nella zona di Villa Carmine, che è quello che più direttamente andremo a inaugurare sicuramente entro gennaio 2017, e nel mese di ottobre appunto poggeremo le travi, le prime travi, che saranno quelle sulle quali appunto si realizzerà questo tratto di strada su ponte. Ed ora spazio al meteo con le previsioni di Luca Mennella. Seconda parte della nostra stampa e della rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro e restiamo a Montesilvano con una notizia, la nuova sede per il 118 e il centro anziani. L'avviso pubblico scadrà il 24 per trovare locali adatti. Silli ha dichiarato per il soccorso serve una postazione strategica. Ancora su Montesilvano a parlare Orsini, che dice ripristinare i parcheggi cancellati sulla riviera. E poi le cronache su Spoltore, manutenzioni stradali, di
Girolamo ribatte al Movimento 5 Stelle lavori programmati 2 anni fa. A capelle sul tavolo, ma la minoranza dice quest'anno il peggior palio delle pupe. Di taglio basso a Spoltore a tutta birra con lo Spelt Festival, 2 giorni dedicati alla bevanda bionda dei maggiori produttori abruzzesi, musica, rock e solidarietà. E ora invece a Francavilla, su Palazzo Sirena, sentiamo cosa dicono i cittadini. Per le sorti dell'edificio sarchese del Movimento 5 Stelle propone il referendum, prima però il Comune dovrebbe stilare il regolamento ad hoc. Ancora su Francavilla, i carabinieri, la nuova caserma aperta da oggi. Concluso il trasloco in Viale Michetti, ex pretura, dalla vecchia sede di Viale Maiella. E poi per San Giovanni Teatino l'ex sindaco Caldarelli è in co-campioni italiani di bridge. Aule lesionate, a casa oltre 100 studenti, a Penne il terzo giorno senza lezioni per i ragazzi della media Giardini ospitati all'apparatore, partono esposti e denunce. Semproni chiede chiarezza sulle cause dei mancati lavori di adeguamento alla scuola di Via Caselli. L'ex sindaco replica: il rischio sismico non è un rischio crollo. La raccolta differenziata a 4 comuni insieme, servizio da 3 milioni di euro, un unico bando per Caramanico, Abbateggio e Salle e Sant'Eufemia. Il sindaco Angelucci dice: puntiamo all'aumento generale dell'efficienza dei servizi e della percentuale di materiale da avviare al riciclo. La pagina di Chieti titola: incidente all'università, crolla il controsoffitto, chiusa farmacia. L'impianto dell'aria condizionata cede all'improvviso, lezioni interrotte, gli studenti rimandati a casa fino a lunedì. E poi, malato di videopoker, dipendente assolto, Lanciano era stato scoperto e denunciato dal sindaco, ma per il giudice non ha truffato il comune. E poi di taglio basso, in 3 sotto accusa per la morte dei fratelli, provincia indagata, ma il papà di Valentina e Pierpaolo avverte: passati 2 anni c'è il rischio prescrizione. La pagina di L'Aquila, pestaggio a Tagliacozzo, picchiato, rapinato e gettato nel fosso, ferito un 43enne residente a Montesilvano, indagati 2 fratelli residenti a Poggio Filippo, ricercato 1 straniero. Sul posto è intervenuto il 118 di Carzoli, che ha stabilizzato il paziente, trasportato all'ospedale di Avezzano e ricoverato nel reparto di chirurgia. Non è in pericolo di vita. Ancora cronaca: l'incidente a Scurcola Marsicana, travolta sulle strisce, è grave. La dottoressa Silipo è stata trascinata per 20 metri. A Sulmona, 4 ciclisti investiti da un'auto che fa inversione. E poi di taglio basso, bimbi nudi sul PC, è stato condannato a 18 mesi. L'uomo, un chietino di 40 anni, ha scelto la via del rito abbreviato per ottenere lo sconto della pena. Ora andiamo sulla pagina di L'Aquila, dove c'è una manifestazione, si è svolta ieri, lavori fermi, l'ira dei commercianti, la città è morta. Oltre 200 persone partecipano alla protesta contro soprintendenza e comune davanti al cantiere sul Corso. L'assessore Fracassa cerca di difendere l'operato dell'amministrazione, ma viene zittito e al grido di qualcuno deve pagare, la categoria annuncia azioni legali di risarcimento danni. Andiamo a vedere la stessa notizia sulle pagine del Messaggero. Guardate qua, il centro storico, commercianti in catene, cantiere Lumaca in Corso San Giorgio, dopo l'esposto in procura, oltre 200 esercenti danno vita alla protesta. È stato chiesto risarcimento danni, il portavoce Topitti ha detto: incassi dimezzati, alla fine qualcuno dovrà pagare. Città morta, uno dei cartelli con i quali viene descritta la situazione. È stato contestato, l'assessore Fracassa ha tolto il microfono, assenze pesanti dei 3 parlamentari. E sempre su Teramo andiamo a vedere anche come ha titolato il quotidiano La Città: la protesta del Corso, i negozianti abbassano le serrande e si incatenano. Oltre 300 persone al gazebo di Corso San Giorgio per urlare contro le lungaggini del cantiere. Fracassa si presenta, ma viene contestato, l'assessore prova a parlare prima dei manifestanti che se la prendono. E allora, l'abbiamo visto ieri mattina a Teramo, c'è stata una manifestazione che ha visto tutti i commercianti, gli esercenti in piazza per protestare contro le lungaggini dei lavori di rifacimento del corso principale della città per il dimezzamento degli introiti. Allora, le abbiamo ascoltate anche noi, vediamo.
Un presidio permanente dei commercianti da oggi in poi, perché adesso l'attesa per la fine dei lavori per il corso comincia ad essere davvero troppa. Assolutamente sì, questa manifestazione è stata organizzata nei confronti della sovrintendenza proprio perché i tempi loro non coincidono con i nostri. Noi purtroppo dobbiamo dare risposte alle nostre aziende, ai nostri dipendenti, e quindi le risposte sono immediate. Per loro più passa il tempo e più, diciamo, per loro può andare bene, perché purtroppo la politica è anche questo. Vediamo che per alcuni aspetti il comune è anche vittima della sovrintendenza, ma non quanto noi, ma nello stesso tempo però è responsabile, perché ha messo in moto un meccanismo per con il quale ha perso il controllo. Quindi, essendo il comune l'ente appaltante, è il principale responsabile di tutta questa operazione per come è stata gestita. Poi la sovrintendenza, sappiamo benissimo tutti i danni che ci sta arrecando. Avete intenzione di chiedere un risarcimento danni anche al comune? Stiamo valutando questa opzione proprio perché ci sono delle attività che sono davvero in forte sofferenza. Chiederemo, stiamo valutando con gli avvocati se ci sono queste possibilità, che attueremo e metteremo poi in pratica. Pare che questa benedetta commissione della sovrintendenza, che si dovrà riunire già con forte ritardo ai primi di settembre, si riunirà forse l'11 ottobre. Basta con le commissioni, qui bisogna operare, agire e vedere che soluzione dare per far sì che almeno al più presto ci risia tutta, non dico il pavimento perché ci stanno quegli altri problemi, ma almeno sia rifatto il massetto fino a Piazza Garibaldi al più presto. Ora andiamo sulle pagine del Messaggero. La cannabis, pianista escluso dalla cura, Paolucci, assessore regionale alla sanità, ha detto indicazioni dagli specialisti. Le accuse di acerbo, la nuova legge, l'assessore dice i politici non possono decidere le terapie. E poi il Consiglio regionale, la maggioranza di Pangrazio non è in discussione. Dopo Forza Italia anche il Partito Democratico difende il presidente dell'Assemblea legislativa. Come annunciato già a margine dell'ultima seduta di Consiglio regionale, ieri è arrivata anche una presa di posizione ufficiale a sostegno del presidente dell'Assise, Giuseppe Di Pangrazio. Secondo alcuni rumors, al centro di possibili operazioni di rimpasto o addirittura di sfiducia. Dopo l'endorsement di Mauro Febbo di Forza Italia, che dice non ci sono le condizioni per avvicendarlo, servono motivazioni concrete, anche la maggioranza fa quadrato, non esistono divisioni all'interno della maggioranza, né tantomeno fronde tendenti a sfiduciare il presidente Di Pangrazio. Il commento del capogruppo PD Sandro Mariani, così come non sono mai esistiti documenti sottoscritti da esponenti della maggioranza concernenti tale argomento. E poi Pescara, la giunta del diavolo e dell'acqua santa, Scotolati prende l'edilizia, Civitarese va all'urbanistica, Allegrino lascia la saga per occuparsi di politiche sociali. Il sindaco ridistribuirà le deleghe tra oggi e domani e il partito si mobilita per ricucire lo strappo con Teodoro. Marco Alessandrini ha presentato la nuova squadra, mare pulito e sviluppo del territorio saranno le priorità. Il primo cittadino ha dichiarato ascoltato il vescovo e la CGL per trovare i nomi e ringrazia anche i tre esclusi. E poi ingaggiato il professore che trasformerà l'area di risulta, queste le new entry, una ex dirigente comunale, un docente universitario e un'imprenditrice. Questi sono i rinforzi scelti per il rilancio che abbiamo visto nel nostro servizio poco fa. E poi si attrezzato l'anatema del vescovo. Nella predica per la giornata della custodia del creato, Valentinetti boccia il progetto di prolungamento fino al porto. Basta spendere soldi inutilmente. È ora di pensare a opere di vera difesa dell'ambiente. Il precedente è quello del Ponte del Cielo. Il malfunzionamento del depuratore, il problema che ha causato inquinamento del fiume e del mare. E poi slitta il dragaggio dei fondali insabbiati, le compagnie petrolifere se ne vanno. Questa è di nuovo un'emergenza, l'ennesimo rinvio dei lavori a metà mese. Di Properzio sbotta e dice siamo fermi da agosto, le società ci abbandonano. Con Emma via i concerti d'autunno, appuntamento alle 21 al Palazzetto Giovanni Paolo II, misure straordinarie per disciplinare il traffico e la sosta, la tappa pescarese del tour adesso, il disco è la storia di una presa di coscienza, spiega la cantante salentina. In arrivo al massimo Fabrizio Gifuni che canterà Amleto e la musica sofisticata di Tommy Emmanuel.
E poi le lezioni sospese alla Giardini, caccia alle aule alternative, l'incubo sisma, appena si complica il caso delle scuole dichiarate inagibili, salta l'alternativa della vecchia sede del corso Geometri. Verso un consiglio ad alta tensione, l'ex sindaco D'Alfonso ha dichiarato: Semproni scarica sugli altri le responsabilità proprie. La pagina di L'Aquila, legato e picchiato in classe per un anno, una storia di bullismo inquietante. Tra i banchi al Colecchi, la procura minorile chiede il processo per tre ragazzi. Decisive le indagini portate avanti dalla squadra mobile. La baby gang ha anche simulato di gettarlo dalla finestra. Emerge un quadro accusatorio particolarmente grave. Lo studente ha lasciato l'istituto perché fortemente turbato. Atteggiamenti prepotenti e intimidatori. L'allarme è scattato proprio dai genitori. Picuti, nessun reato di tipo fiscale. C'è stata l'archiviazione per l'ex rettore di Orio. Il professore dice: le Fiamme Gialle non hanno rilevato nessuna anomalia nella mia situazione economica. Di taglio basso, Porta Barete, sfida decisiva dinanzi al TAR. Lo scontro, l'udienza fissata per il prossimo 12 ottobre. Intanto revocato il permesso a costruire ai residenti del 207. Le elezioni, sempre all'Aquila, Lolli frena e dice: la mia volontà è restare in regione. Il vicepresidente della giunta stoppa le voci insistenti sulla sua possibile candidatura. Il vertice del Partito Democratico sarà il prossimo 10 ottobre. No alle primarie, troppo presto. In ogni caso la scelta sarà fatta all'Aquila. E poi ancora cronaca, buttato nel fosso dopo le mazzate, la vittima era in auto con gli aggressori che sono fuggiti. L'uomo è rimasto per l'intera notte svenuto nella scarpata, si ipotizza la rapina. Nel mirino due fratelli e uno straniero, il ferito è grave ma è già riuscito a parlare con i carabinieri. Per ora sono scattate le denunce ma non si escludono ulteriori provvedimenti della magistratura. E poi sulla cronaca di Avezzano, l'avvocato sceneggiava falsi processi. Gaetano Saluzzi è stato condannato a 9 mesi. La sentenza di primo grado per aver truffato un cliente, riconosciuta anche una provvisionale. A Sulmona, mamma morta in ospedale dopo il parto. La Corte d'Appello annulla le condanne. Le perizie insufficienti per esprimere un verdetto. Il processo riparte dalla formulazione dei capi di imputazione. Andiamo avanti, la pagina su Chieti, cannabis negata, portiamoli tutti in tribunale. Fabrizio Pellegrini scrive all'avvocato dopo la pubblicazione del decreto che lo esclude dalle terapie, azione civile in arrivo. Oggi una nuova udienza nel processo per coltivazione di marijuana, la difesa schiera il super perito Froldi. Di Nanna rilancia la questione di costituzionalità, la giunta regionale ha ristretto l'ambito della legge. E poi ancora emergenza, una studentessa colpita da un climatizzatore. Crolla un controsoffitto, stop alle lezioni nella facoltà di farmacia, sfiorate conseguenze gravi per i 2000 studenti. Un'altra notizia, sempre su Chieti, questa volta riguarda l'ospedale, il nuovo ospedale Maltauro, un no anche dalla maggioranza. Il presidente della Commissione Sanità Olivieri boccia il progetto, dice penalizzante per l'area chietina. Andiamo a Lanciano, il Papa e Berlinguer, stessa emozione. Dopo la notizia del suo incontro con il pontefice a Borbona, Fabio Cicconetti è stato festeggiato da tanti amici lancianesi. Gli ho chiesto un bacio, Francesco me ne ha dati due, ha un carisma speciale, lo dico io che sono anticlericale. L'anziano mantiene un legame forte con la città frentana, per anni ha gestito qui una cartolibreria. Sempre a Lanciano, non è assenteista, vince la causa e deve essere risarcito dal comune. Caduta l'accusa di truffa per Didone, era uscito a comprare caramelle. E poi, sempre a Lanciano, martiri ottobrini, via le celebrazioni, inaugurato il monumento alla barba. La pagina di Teramo l'abbiamo visto, il centro storico e la protesta di esercenti. E poi sulla sanità, infermieri in arrivo, 42 assunzioni, saranno tutte a tempo indeterminato, risolto il caso con l'intervento del DG Fagnano. A Giulianova, io tra le crepe della casa terremotata, parla ed attacca l'ater, l'abitante di un alloggio popolare di via Salerno. Non mi hanno neanche ascoltato, in 61 anni i tecnici sono venuti solo 2 volte, la situazione è peggiorata dopo la scossa dell'ultimo sisma. E Liberati attacca Di Gennaro, sapeva tutto, la querela continua. E nella foto c'è Dalmina Serafini sul suo balcone.
Ormai parlare di casa a Giulianova significa scatenare un vespaio di polemiche. Sì, e si è scoperto che il discorso vale sia per gli appartamenti di lusso che per i semplici alloggi popolari dell'Ater. Quest'ultima situazione ha fatto scoprire che anche se solo una, c'è una casa che ha patito le conseguenze del terremoto. Ad Alba Adriatica, rapinatori in azione, una notte di terrore in casa. I malviventi sono dell'est, il bottino è ingente, a indagare sono i carabinieri. Ci spostiamo sulle pagine della città per continuare a vedere quella che è la situazione. Abbiamo visto nelle pagine dedicate a quella che è stata la protesta dei commercianti per Corso San Giorgio. Allora invece torniamo sulle pagine del Messaggero, iniziamo a vedere lo sport con la Serie A, con il Pescara. Bizzarri para i problemi, il portiere argentino ancora protagonista a 39 anni. Ho accettato questa sfida sapendo che ce l'avremmo fatta. Se qualcuno immaginava che conquistare la salvezza sarebbe stato come fare una passeggiata, si sbagliava di grosso. E poi di taglio basso Rossi, il Teramo sta migliorando la difesa, il portiere biancorosso rivela il nuovo pallone del campionato, è imprendibile. E poi andiamo sulle pagine del Centro, iniziamo ovviamente la pagina con le notizie della Serie A del Pescara. Sebastiani che ha dichiarato: riprenderei la Padula, è il sogno del presidente, il patron. Dice: nel Milan finora non gli è stata data la possibilità di esprimersi, non è un flop, lo accoglierei a braccia aperte. Ancora il portiere Bizzarri dice: la salvezza è un obiettivo difficile ma possiamo farcela. Il difensore Fornasier dice: la sosta ci permetterà di recuperare le energie, poi dovremo battere la Samp. E allora ieri a parlare proprio ai microfoni c'era Bizzarri, l'abbiamo ascoltato. Sono le prime giornate, questa è una squadra che viene della Serie B, che deve prendere contatto con la categoria, sono tanti ragazzi che è la prima volta che giocano in Serie A, quindi mi sembra che stare in queste condizioni era un po' prevedibile, se qualcuno ha immaginato che questo era un passaggio per il Centro di Pescara, mi sa che avevo sbagliato, semplicemente. La squadra sa che deve migliorare, sa che può fare meglio soprattutto e speriamo che nelle prossime partite riusciamo a dare il massimo di noi stessi, no? Perché sappiamo che possiamo migliorare. Non dobbiamo cadere in questa sensazione di che quando facciamo una partita buona siamo d'Europa lì, dopo quando perdiamo due fila già siamo retrocessi, assolutamente, perché ci vuole equilibrio, ci vuole consapevolezza di quello che siamo noi. Io quando sono arrivato il primo giorno ho detto questo è un cammino lungo e duro che si costruisce domenica dopo domenica, non possiamo trovare oggi la risposta di quello che accadrà il 30 di maggio. I punti, i piccoli punti che si guadagnano a ottobre, a settembre, te la ricordi molto bene dopo a maggio, quindi quando le partite non si possono vincere bisogna non perdere perché tutti i punti sono importanti. È una cosa che ce la dobbiamo mettere in testa lo più velocemente possibile. Si posso fare un riferimento, speriamo che la gente e i tifosi di Pescara continuano a fare quello che stanno facendo perché veramente dobbiamo soltanto ringraziarli per quello che stanno facendo e che devono essere consapevoli che noi senza di loro diciamo, non è che possiamo raggiungere l'obiettivo, quindi speriamo che loro continuino per quella strada pure. E poi sempre sulle pagine del Centro, Oddo guarda anche i giovani ed eccoli qua, può attingere tra i giovani i prospetti più interessanti, il difensore Davide Vitturini e poi il portiere Vittorio Antonino, Filippo Dellicarri, difensore Leonardo Malocco, terzino sinistro, ancora Ferdinando Del Sole, trequartista, Luca Scimia, esterno d'attacco, Francesco Mele come centrocampista e poi Ibrahima Diallo, un esterno sinistro. Queste sono le disponibilità per i giovani. Ancora Nofri
ha cambiato il Teramo a dichiararlo in Rossi. Siamo in Lega Pro, si parla di Teramo. Il portiere ha salvato il diavolo a Bolzano. Ora arriva il Padova tra le squadre più forti. E alle porte un ciclo di partite che potrebbe dare un'impronta diversa alla stagione del Teramo. Il match interno di sabato contro il Padova alle 18:30 precede infatti la difficile trasferta di Venezia del 15 ottobre, la gara casalinga contro l'Albino Leffe del 22 e il viaggio a Gubbio del 29, la sfida del Bonolis col Mantova del 5 novembre. In un mese dunque il Teramo giocherà 3 volte su 5. Il diavolo punta sull'effetto Bonolis per abbandonare le zone basse della classifica e rimettersi definitivamente in carreggiata. E allora ai microfoni proprio il portiere Rossi, vediamo. La parata, appunto, la mano è stata messa, cioè è cambiata un po' la traiettoria, perché la palla ormai, questo pallone si è calciato bene, si muove più volte dalla partenza quando arriva, quindi la mano devi cambiarla, quindi l'ho presa col palmo pieno e niente, è tornata indietro precisa. E, invece vabbè, sì, penso che stiamo facendo meglio appunto dal punto di vista difensivo, ma è cambiato penso tutto l'atteggiamento della squadra. Stiamo facendo meglio, anche i risultati stanno bene o male arrivando in queste ultime 3 partite, però dobbiamo continuare a crescere, perché all'inizio abbiamo perso parecchi punti, dobbiamo colmare quel gap che abbiamo lasciato all'inizio. Non lo so, penso che col Sant'Arcangelo siamo andati in crescendo, anche perché la partita era 0-0, loro non hanno creato molto, alla fine abbiamo tentato di vincere questa partita, abbiamo sempre tentato di vincere, però siamo andati in vantaggio il primo tempo e dopo abbiamo cercato di gestire all'inizio secondo tempo, e dopo loro sono stati gli ultimi 20 minuti, abbiamo dovuto soffrire un po', però comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Penso che tutte le partite siano difficili in questo girone, tutte le squadre sono forti e il Padova è una delle primissime squadre di questo campionato. Penso che comunque noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo continuare questo periodo di crescita e sfruttare al massimo questo momento e continuare a portare a casa punti, cercando possibilmente di portarne a casa 3. Torniamo sulle pagine della città. La Baby Gang ruba una PlayStation. 11 anni scoperto dagli amichetti, porta via la console da crossover e scatta la denuncia. Ancora Chiarini mette lo scotch alla cultura cittadina. L'assessore tecnico prepara i suoi stati generali per finire ottobre con una trovata ad effetto. E poi le promesse a pigro. Un anno dopo è già sceso il silenzio sul monumento a Ivan Graziani. Tito Boeri, domani all'Università di Teramo, l'economista e presidente dell'INPS, terrà una lezione magistrale sul lavoro del futuro a giurisprudenza. Presa diretta, la lezione tenuta dell'economista fa parte delle iniziative didattiche sui grandi temi rivolte agli studenti. Di taglio basso la viabilità, nuovi coordinatori territoriali per l'ANAS. I compartimenti Marche, Abruzzo e Molise riuniti sotto la direzione adriatica. La pagina della provincia, incontro al TAR per sbloccare il ponte di Castelnuovo. Il presidente della provincia, colloquio con i giudici amministrativi, l'opera non è a rischio. E poi il caso Gadit, se non si può sparare alle starne, solo colpa degli ATC. Per le guardie ambientali non avrebbero provveduto alla necessaria fase di monitoraggio e censimento degli esemplari. È sparito nel nulla il monumento alla Resistenza. Valle Castellana ha perso ogni traccia del bronzo realizzato da Di Bernardino per ricordare l'eccidio di Pietralta. E poi il processo Collins. Ho visto l'Audi sfrecciare sulla statale, parla uno dei soccorritori che ha assistito all'incidente. Il luogotenente in ospedale Collins era molto agitato, voleva alzarsi dalla barella, era palese la sua ubriachezza. Di spalla dal Adriatica, incontro al Country House per stimolare la crescita del gruppo Anno Zero. A Tortoreto, taglio dei pini e rotatoria all'incrocio tra la Statale 16 e via del Vascello.
Liberati, dice Di Gennaro, incolpa me per tentare di salvarsi dal fallimento. L'immobiliarista risponde alle accuse sugli sfratti dal complesso Orsini 63. A Giulianova nessun atto di violenza nei confronti di Di Gennaro durante la riunione condominiale. E poi una notizia sul referendum, la ministra Boschi a Mosciano per presentare la sua riforma. Sabato invece i Legnini a Giulianova per il convegno sul crimine digitale. Ancora su Giulianova, nuovo caso di doppie bollette da Iulia Servizi più l'associazione Robin Hood protesta per l'addebito presentato a diversi utenti. Roseto, ex Monti, la procura vuole 6 condanne, il magistrato chiede pene fino a 2 anni per costruttori e tecnici comunali. Le accuse: abuso edilizio, falso e abuso d'ufficio per la realizzazione di 3 palazzine a Roseto degli Abruzzi. Trasporti, Atri, la domenica niente più bus verso la costa, l'amministrazione comunale attacca la società TUA per l'ennesimo taglio dei servizi. Il summit d'Alfonso a Silvi nel ricordo di Nicoletta, ieri sera l'incontro sui problemi della città, rinviato per la morte improvvisa della consigliera comunale. Andiamo avanti e andiamo sulla pagina dello sport in apertura. La saracinesca Rossi, primo, non prenderle. Il portiere biancorosso riconosce i progressi delle ultime settimane, migliorato l'atteggiamento complessivo, la parata su Cia non l'ho ancora vista, ma i palloni attuali sono sempre molto complicati da intercettare. E poi il sospiro su Iozzi, si vedeva che quel tiro era imparabile, ho sperato, immobile, che quella palla non entrasse in porta. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Buona giornata.